ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi è il turno di un'altra SH Figuarts, sempre dedicata a Dragon Ball, ed è il momento di questo piccoletto, ovvero Goku, Son Goku nella versione GT, versione piccolina, versione bambino, recuperata come sempre su ilcolossodeinerd.com, link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e iniziamo subito l'unboxing. La scatola non è nulla di particolare, o meglio, nulla di diverso da quanto già siamo abituati a vedere con tutte le altre figure di SH Figuarts. Di dimensioni notevolmente ridotte, all'incirca un 17,5 cm x 18 x 10 cm di larghezza, e con la rappresentazione di Goku, in questo caso, sulla destra mentre lancia la sua onda energetica, davvero bellissima. Sui tre quarti rimanenti della scatola invece il blister trasparente da cui può essere intravisto il Goku GT che andremo ad esaminare fra poco. Nella parte inferiore invece logo di Dragon Ball GT, di Tamashii Nations e Bandai, e sul fianco sinistro altre anteprime della figure che troveremo all'interno, con l'effetto onda energetica, Goku mentre prepara l'onda energetica, e invece un altro volto intercambiabile con Goku sorridente. Nella parte posteriore della scatola invece sempre un'altra anteprima di ciò che vedremo all'interno della figure e le varie avvertenze e i crediti. Andiamo quindi con l'unboxing, che si apre in questo caso lateralmente, cercando di fare più attenzione possibile, ok? E solita tecnica del righello per andarla ad aprire. Ecco qua, così evitiamo di rovinare il lato della scatola. Tiriamo fuori il Goku e rimuoviamo il blister protettivo, cercando di non far saltare tutti gli accessori, perché a volte purtroppo con i blister capita. Ed eccolo qui, molto ricco di accessori da quello che possiamo vedere adesso, con Goku che è veramente molto molto piccolo, ragazzi, sarà più o meno un 8 cm, ma è molto carino, molto bello. Abbiamo dei capelli intercambiabili, anzi è proprio una testa intercambiabile, alcuni volti e diverse mani per diverse pose, anche il gonnellino per le pose dinamiche e qui l'effetto onda energetica. Vado adesso, ragazzi, a rimuovere tutta questa roba dalla scatola e poi la esaminiamo insieme. Ed ecco qui tutti gli accessori in dotazione al piccolo Goku GT. Comincerei dalla testa, che è una testa aggiuntiva per Goku, con una capigliatura differente che ovviamente può essere intercambiata. Questa è leggermente più dinamica rispetto a quella rilassata già montata sulla figure. E per quanto riguarda le fattezze, un ottimo sculpt, leggermente... è una plastica morbida, quindi sono malleabili, diciamo, i capelli, però non modificabili nella forma. Il painting è un nero classico, privo di sfumature, leggermente appuntiti, niente di particolare. Ovviamente i ciuffi davanti, la frangia, può essere rimossa, come vedete è possibile montarla tramite questo peg rettangolare frontale e i due peg laterali, per lasciare spazio ai volti intercambiabili, che sono tre più ovviamente quello montato sulla figure. Questo ad esempio con la bocca leggermente storta, la bocca chiusa, molto serio, può essere attaccato alla testa tramite questi due peg e questi due fori centrali, in questo modo, e poi la frangia appunto va a essere montata in questa maniera qui, facendo attenzione a non rompere i peg. Ok, in questo modo. E come vedete abbiamo appunto una testa aggiuntiva. Altri volti intercambiabili sono ad esempio questi due, adatti a pose di combattimento, questa bocca chiusa e denti digrignati, questa invece bocca aperta, utile ad esempio per le pose durante l'utilizzo di tecniche come la Kamehameha. Il colore della pelle è leggermente olivastro, come è giusto che sia, perché questa versione di Goku in Dragon Ball GT aveva la caratteristica di avere la pelle leggermente più olivastra rispetto alla pelle chiara che siamo abituati a vedere, quindi ottimo lavoro Bandai.
Per il resto, ragazzi, nulla da dire per la qualità di questi visi, veramente molto fedeli all'anime. Poi, questo invece è l'effetto Kamehameha che ci voleva in questo Goku, e la genialata in questo effetto è proprio la possibilità di utilizzare i raggi della Kamehameha con questo Pegasfera, che può essere quindi inserito all'interno della sfera principale dell'onda energetica, e quindi i raggi possono essere modificati per andare a ricreare l'onda energetica come vogliamo noi, diciamo, durante le pose. Per quanto riguarda la colorazione, è ottima, una plastica traslucida con alcune punte di bianco appunto in queste due parti per rendere l'idea dell'intensità dell'energia accumulata, molto bella, e ovviamente può essere collegata alle mani veramente molto piccole. Queste hanno un peg proprio dedicato all'effetto Kamehameha, e ce ne sono di svariati tipi, come potete vedere: mani aperte, mani in atteggiamento arte marziale, poi delle mani leggermente più chiuse, diciamo, per il lancio della Kamehameha, ma magari senza effetto. Insomma, ce ne sono diverse. Oltre ad essere veramente molto piccole, comunque sono stupito da quanto siano ben curate. Ottima la verniciatura, nessun difetto, non riesco a vederci nulla, e bella anche la parte del palmo, con una sorta di le classiche righe, diciamo, del palmo delle mani, che sono abbastanza evidenti, quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. L'ultimo accessorio che va ad arricchire questo Goku è questo gonnellino, anch'esso differente rispetto a quello montato sulla figure, che è decisamente più rilassato, e questo, come al solito, adatto a pose più dinamiche, con leggermente più mosso, e anche la cintura bianca ha un effetto movimento appunto per qualche tecnica particolare. Da notare comunque la mancanza della coda, che non c'è nemmeno qui, ovviamente, e che ho sentito che è disponibile su un Trunks di Dragon Ball GT, quindi una trovata commerciale che purtroppo succede spesso in figure del genere, però che a me sinceramente non piace per niente. Per quanto riguarda la figure, Goku secondo me è davvero bellissimo. È molto piccolo, stiamo parlando di una figura di all'incirca 9 cm, considerato il ciuffo di capelli più alto. Senza capelli sarebbe intorno ai 7,5-8 cm. Quindi davvero piccolino, ma tutto molto concentrato e concentrato bene. Secondo me il painting generale è molto buono. Abbiamo già parlato nella sezione accessori del colore della pelle, leggermente olivastro e non troppo chiaro. Quindi azzeccato per quanto riguarda il Goku, la versione di Goku GT, così come la colorazione del G, questo azzurro molto intenso tendente al blu e questo giallo tendente all'arancione. Non vedo difetti evidenti, quantomeno, quindi il painting è veramente molto molto buono. Ottimo anche lo sculpt dei capelli e di queste scarpette, che vedremo fra poco, sono anche articolate nella punta, quindi mostruoso il lavoro che è stato fatto su una figura così piccola, ma comunque così ben proporzionata. Le proporzioni sono quelle di Goku GT, quindi con questa testa leggermente più grande rispetto al resto del corpo. L'unica mancanza, come dicevo prima, è proprio la coda, che in gran parte di Dragon Ball GT non c'è, però avrei gradito la sua presenza. Andiamo a vedere un attimino le articolazioni di questo Goku, partendo ovviamente dalla testa, che può andare verso il basso di parecchio, quindi fin qui, e verso l'alto, andando a scoprire l'articolazione del collo e del petto, insomma. Poi, per quanto riguarda le spalle, abbiamo ovviamente una butterfly joint con questa parte della spallina che è mobile, può essere adattata alle pose più dinamiche per andare, vedete, a coprire i peg, le articolazioni. Questa è una buona cosa che avevamo visto anche nel video dedicato a Naruto, sempre Sage Figuarts. E comunque il braccio, che può essere mosso praticamente a 360 gradi, superando nettamente i 180. Gomito munito di doppia articolazione, che permette appunto il movimento oltre i 90 gradi, e ovviamente anche rotazione dell'avambraccio e della mano, quindi del polso. Poi,
C'è anche l'articolazione del busto che permette a Goku di piegarsi leggermente in avanti, così come anche all'indietro. Non è grandissima questa escursione per via della presenza della cintura e del gonnellino. Poi abbiamo anche l'apertura delle gambe, mi facilito un attimo il lavoro in questo modo. Apertura delle gambe che è molto buona grazie a questo taglio nel gonnellino e alla morbidezza della plastica, della gomma, quindi ottimo anche da questo punto di vista. Gambe che possono essere mosse anche in avanti e all'indietro. All'indietro leggermente limitata per la presenza ovviamente di questa parte qui che va a limitare il movimento all'indietro. Poi ginocchia sempre con la doppia articolazione che possono essere piegate oltre i 90 gradi. Articolazione della caviglia su a sfera, quindi praticamente possono essere mossi in ogni direzione, e anche la punta del piede. Quindi, come al solito, per SH Figuarts, massima dinamicità per le sue figure. Davvero molto soddisfatto di questo Goku. In conclusione, ragazzi, questo Goku GT di SH Figuarts mi è piaciuto tantissimo. L'ho trovato molto ben proporzionato, pitturato nel migliore dei modi, con dei visi intercambiabili stupendi, davvero molto fedeli a quelli visti nell'anime. Una quantità di accessori molto buona e la chicca dell'effetto Kamehameha con i raggi, con Pegasfera, che quindi possono essere personalizzati in base alla posa che vogliamo dare al nostro Goku. Davvero un'ottima cosa. Purtroppo, quello che ritengo essere un difetto è, ed insisto, la mancanza della coda per poter appunto avere un Goku GT completo e il sapere appunto che per avere la coda devo comprare un altro pezzo sempre riguardante SH Figuarts e sempre riguardante Dragon Ball GT, e sto parlando di Trunks. Mi ha fatto storcere il naso perché queste trovate commerciali non mi piacciono tantissimo. So che ci sono sempre state, so che le fanno tantissime altre aziende, però ecco, non sono nei miei canoni. Ecco, vorrei comprare una figure, un personaggio e far sì che sia completo. So che è un qualcosa in più, qualcosa di aggiuntivo, ma in questo caso forse non proprio. Quindi ecco. Nel globale comunque Goku mi è piaciuto da morire, sono contentissimo di averlo aggiunto alla mia collezione e probabilmente andrò ad espandere quella che è la collezione dedicata a Dragon Ball GT e SH Figuarts. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa faccenda e anche ovviamente di Goku. Mettete mi piace al video se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo come sempre. Sia qui sotto nei commenti per parlarne, sia ad un prossimo contenuto. Ciao ragà, a presto!